Un intenso pomeriggio dedicato alla memoria di Francesca Fiandacarigi attraverso il seminario di studi classici, liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII, ricorda infatti per il terzo anno la docente che ha anche ricoperto il ruolo di direttrice del Museo Diocesano Nisseno, scomparsa nel dicembre del 2017, e lo fa attraverso un appuntamento sulle rappresentazioni del corpo nelle lingue e nelle letterature classiche. Dalle ore 15:30 in poi, il 21 e 22 aprile, si susseguiranno diversi interventi di docenti provenienti dalle università siciliane e per l'esattezza, Luisa Brucale, Paolo Cipolla e Pietro Colletta, che fanno anche parte del comitato scientifico insieme alla stessa dirigente dell'istituto Irene Cinzia Maria Collerone e al docente Andrea Cozzo. Inoltre ci sarà anche una relazione del professore universitario Maurizio Massimo Bianco. L'evento è stato coordinato dal comitato organizzativo composto dalle docenti della scuola Mariangela Infantino, Silvia Pignatone, Marcella Romano e Aurelia Speziale. Abbiamo intrapreso questa strada subito dopo la dipartita della cara professoressa, perché appunto ci sembrava il migliore dei modi per ricordare la memoria, ma anche per tracciare un futuro. Il nostro liceo, un liceo classico, ovviamente, ha una lunga storia e quindi poter essere centro di formazione su temi proprio relativi agli studi classici ci è sembrato il miglior modo per dare continuità anche al lavoro che ha svolto eccellentemente al liceo la professoressa Riggi. Noi abbiamo quindi questo seminario in convenzione con le università di Palermo, di Catania e Core di Enna, con il sostegno dell'ufficio scolastico, la registrazione del seminario ai fini formativi sulla piattaforma SOFIA del Ministero e con il contributo del Comune di Caltanissetta, il sostegno non economico, il patrocinio, perché i temi che trattiamo di anno in anno sono temi certo di grande interesse per chi è cultore della materia, ma anche oltre. Naturalmente c'è uno strettissimo legame con la specificità degli studi classici, quindi con la ricerca, l'approfondimento relativo ai testi classici e alla loro esegesi, però c'è uno sguardo anche sulla tanta attualità che sempre la cultura classica offre ai giorni no nostri. Questo appunto continua a essere il fascino anche degli studi che i nostri ragazzi intraprendono nel nostro tempo e che continuano a intraprendere, nonostante ecco, l'attenzione di molti si sia spostata verso il prettamente scientifico. Invece noi scopriamo ogni volta che c'è tantissimo di scientifico negli studi classici, sono proprio uno studio analitico e anche sintetico, proiettato a sollecitare nei docenti che lo insegnano, ma anche negli studenti che lo apprendono, sempre nuovi interessi, sempre nuove forme di ricerca scientifica.